Ciao a tutti ragazzi, ben ritornati su Senza Trucco. Oggi video sulla cellulite, perdonatemi se avrò una voce davvero stranissima, ma l'ho persa. Con questo tempo strano mi sono ammazzata, vestendomi troppo leggera e la voce se n'è andata. Se avessi fatto questo video ieri sarei sembrata un uomo. E anzi oggi ho una voce normale, decente. Oggi parliamo della cellulite, questo è un video diverso dal solito. Vi farò vedere la mia routine, nel frattempo prendo i prodotti anticellulite, quindi quello che faccio per combattere la cellulite. Ve la farò vedere mentre parlo, quindi sentirete la mia voce. Nel frattempo vedrete quello che faccio. Stiamo provando diverse tipologie di video ultimamente, lo state notando, perché ho un programma di video di montaggio nuovo che è Adobe Premiere Pro, per chi lo volesse sapere, visto che molti di voi me lo chiedono, e quindi mi piace sperimentare anche queste cose. Innanzitutto vi dico che cos'è la cellulite. La cellulite è un inestetismo che colpisce la maggior parte delle donne e che spesso è causato nella maggior parte dei casi da ritenzione idrica e da cattiva circolazione. Quindi quello che voi dovete fare è innanzitutto migliorare queste due condizioni, quindi per la ritenzione litrica, mi invento le parole, dovete bere molto ed eventualmente utilizzare qualche drenante, però io questo non vi consiglio di farlo da soli, ma rivolgetevi a qualcuno perché i drenanti possono essere pericolosi per i reni, quindi andateci cauti. Innanzitutto bevete tanto, che quello fa bene anche alla pelle, agli occhi, fa sempre bene, e poi andare a migliorare la circolazione, questo attraverso attività fisica, attraverso una dieta sana che diciamo faccia in modo che la vostra circolazione non sia provata dal grasso e dal colesterolo, e poi anche tramite il massaggio. Infatti il massaggio è quello che è eccezionale contro la cellulite. Io sono affetta da cellulite, proprio è genetica, ha saltato una generazione, ha saltato mia madre, ma mia nonna ce l'ha e io sono come mia nonna, e purtroppo sono infatti terrorizzata perché ce l'ho, si vede nel video, sono riuscita a nasconderla perché mi vedete prima col fango, poi con lo scrub, poi mi metto distesa e mi spalmo la crema, però vi assicuro che ce l'ho e si vede, non sono pazza. Sono molto complessata per la cellulite, questo sì, so che è normale che la maggior parte delle donne ce l'hanno, ma io non la posso vedere e ci combatto da anni. Se a questo poi si aggiunge che in questi ultimi anni nell'università ho fatto una vita piuttosto sedentaria, me la sono pure un po' andata a cercare, quindi quello che fa tanto è lo stile di vita, ma non è una cosa che potete fare per un periodo e basta, lo dovete fare per tutta la vita. Quindi se volete combattere la cellulite dovete mettervelo in testa di avere uno stile di vita sano e dinamico e di fare tanti massaggi. Io ho provato tantissime cose anticellulite, tra cui dei trattamenti di cui magari vi parlerò se ho il tempo adesso, per non fare un video troppo lungo. E innanzitutto vi parlo di questi prodotti che mi hanno spedito da Naturpharma, ve l'avevo accennato nel video sulla maschera, sulla black mask. E praticamente sono un fango anticellulite e degli integratori anticellulite. Questi sono Rubigen, Opercell, Concentella e Ananas. Non so se riuscite a vederli, sono questi qua, sono 60 capsule se non erro, da prendere due volte al giorno dopo i pasti, e secondo me sono ottime. E queste le prendo la mattina e il pomeriggio, dopo colazione e dopo la merenda che faccio, perché a pranzo e cena lo scordo sempre. Poi mi hanno mandato questi fanghi, che sono fanghi a effetto freddo, mezzo chilo, che hanno un ottimo profumo, però sinceramente non so se riuscite a vedere la composizione, in caso ve la metto in sovraimpressione, e hanno del petrolato e dei conservanti che a me non piacciono, quindi io sinceramente non lo comprerei, anche se secondo me è efficace, ma esistono in commercio altri fanghi con composizione migliore. E sapete che io sono fissata con la ecosostenibilità e ecocompatibilità dei prodotti, quindi se sono piccole percentuali, se magari erano solo i conservanti, ok, però sinceramente il petrolato così in alto non lo so, non mi convince tanto, non mi fa nulla, però ormai lo uso ma non lo ricomprerei. Quindi partiamo subito dalla mia routine anticellulite. Quello che faccio circa due o tre volte a settimana è applicare del fango, che in questo caso è questo che sto utilizzando, che comunque mi piace, e altrimenti utilizzo altri fanghi. Si può fare in casa il fango anticellulite, però sinceramente viene costoso, quindi conviene acquistarlo. Si trova anche su Amazon di altre marche e guardatevi le recensioni, insomma l'importante è che contenga estratti, che contenga la
il fucus, la centella, insomma, guardatevi anche gli ingredienti dei prodotti anticellulite che abbiamo realizzato, l'importante è che siano anticellulite. Dopodiché lo vado a coprire con la pellicola e lo faccio stare almeno mezz'ora, se sta un'ora è anche meglio, quindi voi dovete avere una mattina, un pomeriggio a disposizione, quindi come vedete è una cosa impegnativa. I fanghi non c'è bisogno di farli tutto l'anno, basta soltanto un mese, due mesi al massimo, oppure lo fate due volte all'anno, prima un mese diciamo d'inverno e un mese d'estate, però hanno un loro effetto perché agiscono molto sulla cellulite, sulla circolazione, scusate, la migliorano tanto. Dopodiché io che cosa vado a fare? Vado in doccia e applico lo scrub, quello che abbiamo realizzato insieme con la ricetta, con i fondi di caffè. È semplicissimo, eventualmente se non avete gli oli essenziali, se non avete la caffeina, abbiamo fatto tantissimi tipi di scrub. Prendete soltanto i fondi di caffè, un po' di sale fino, mescolateli tra di loro, quindi andateli a massaggiare bene sulle cosce. Quello che dovete fare è un massaggio energico, e andare dal polpaccio dietro diciamo il ginocchio, fare questo massaggio che stimoli la circolazione e anche sia drenante. Questi punti diciamo dove dietro il ginocchio, nell'interno coscia, sono quelli dove sono presenti i linfonodi, quindi dopo che fate questo massaggio vi potrebbe venire da fare la pipì ed è totalmente normale, è normalissimo. È un massaggio che deve essere fatto in maniera circolare e dal basso verso l'alto. Ovviamente fatelo anche sui glutei, io non ve li faccio vedere per ovvi motivi, mi sono esposta tantissimo per questo video, ma lo sto facendo per voi, ecco, per farvi vedere esattamente come va fatto. Questa non è una cosa che potete fare d'estate, e comunque è almeno 3 giorni prima di andare a mare non potete farlo, perché è molto aggressivo, uno scrub abbastanza aggressivo tra il fango e questo, e quindi vi potreste ustionare, e quindi vi consiglio di farlo in questo periodo, o comunque se sapete che avete una settimana in cui non dovete andare a mare. Lo scrub va fatto solo 2 volte a settimana, non di più. Dopodiché andate a sciacquare con questo movimento circolare, preferibilmente con acqua fredda. Dopodiché, se volete, sarebbe anche finito così, già come routine va bene, applicate una crema anticellulite e potete uscire di casa, che già avete perso abbastanza tempo. Ma siccome a me non basta, io voglio sempre di più, voglio il meglio. Un po' di anni fa, ormai si tratta di 3 anni fa, ahimè, e ho fatto un trattamento che si chiama LPG. Vi metto un'immagine qua in sovraimpressione, che praticamente consiste in un massaggio aspirato e meccanico fatto con dei rulli che, mentre diciamo, c'è questo manipolo che mentre passa sulla pelle aspira la pelle, e questi rulli si muovono indipendentemente su, giù, e fa in modo di stimolare la lipolisi o lipolisi, e è molto drenante, sposta proprio, muove il grasso, perché il grasso è molto malleabile, e è molto efficace e anche molto costoso. E quindi per adesso non ho più potuto rifarlo, ma lo rifarò, anche perché è molto rilassante, è un massaggio totalmente naturale, non vengono applicate creme particolari, non ci sono punture, non ci sono medicinali da prendere, quindi è un massaggio naturale e rilassante, quindi se potete fare qualcosa di simile fatelo, e in caso magari se lo dovessi rifare vi farò un prima e un dopo, perché con me ha funzionato tanto e ho perso 5 cm di interno coscia, ovviamente facendo pure attività fisica e dieta, ma è spettacolare. Quindi comunque, siccome il massaggio fa bene, io ho acquistato questo, che l'ho preso su, non so se riuscite a vedere perché forse non mette bene a fuoco, è praticamente un manipolo che ruota, gira e fa un massaggio. Questo l'ho preso su Amazon, lo vendono in tantissime marche, e quindi quello che faccio è un massaggio che tenta un po' di imitare quello lì. In caso poi vi faccio vedere come mescolo diciamo l'azione di questo massaggio con la coppetta in silicone, che è un po' un effetto di aspirazione, non è la stessa cosa di quello logicamente, però un minimo fa. Ora non ve lo faccio vedere perché non potete fare tutto insieme, sennò vi scassate, come si dice qua. Quindi faccio questo massaggio con movimenti circolari, cercando di farlo in maniera abbastanza energica, quindi deve essere un lavoro di braccia, un lavoro che deve... è normale se la pelle arrossisce, è totalmente normale. Se sentite anche del prurito, vuol dire che si sta riattivando la circolazione, perché in quei punti la pelle è proprio atrofizzata dal grasso, è per questo che non riuscite a perdere grasso in quelle zone. Quindi voi fate questo massaggio,
concentratevi nei punti, diciamo, dove avete più buccia d'arancia, cercate anche di selezionare la parte per farla stare ferma e fate lo stesso anche sui glutei, logicamente. Il massaggio deve durare almeno 5 minuti per gamba, concentratevi anche qua sotto il polpaccio e dove ci sono i linfonodi e insomma cercate di farlo il meglio possibile. Questo lo potete fare anche ogni giorno, tanto sono soltanto 5 minuti a gamba, quindi 10 minuti totale, anche prima di andare a dormire ve lo potete fare, e anzi se avete qualcuno che ve lo fa e ve lo fate a vicenda è molto molto carino, divertente e rilassante e costa veramente pochissimo. Questo l'ho pagato 10 euro. Dopodiché applico, come vedete le cosce si sono arrossate, ma è normale, applico la crema anticellulite. Una cosa, se per caso vi spuntano lividi, smettete di farlo, quello no. Essere rosse sì, ma i lividi vuol dire che c'è un problema e che è stato troppo aggressivo, specialmente questo ve lo dirò nel massaggio con la coppetta. Io ho un livido per i fatti miei, ma perché vado sbattendo la notte e non me ne accorgo. Quindi poi applico la crema anticellulite. Questa è una crema anticellulite che non vi ho mai fatto vedere, è una crema al mentolo con estratto di centella, di fucus, di ippocastano e c'è anche della caffeina. Se avrò il tempo di farvela, ve la farò vedere perché è veramente molto buona. Solo che come vedete ne ho un barattolone enorme, se la rifacessi la dovrei buttare, quindi prima devo consumare questa, ma penso che la finirò, spero di finirla prima dell'estate, altrimenti non ha molto senso, rimando questo video all'anno prossimo perché comunque ve la devo fare, perché io me la devo rifare. Quindi questa era la mia routine, spero che questo video vi sia stato utile. Se avete domande, se avete dubbi, scrivetemeli nei commenti e spero che mi facciate sapere anche le vostre opinioni, le vostre esperienze. Se c'è qualcosa di efficace fatemelo sapere che magari lo provo e ve ne parlo. Questo è quanto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!